Ciao a tutti, benvenuti in questo nuovo tutorial dove vi spiegherò come installare un pannello che vi aiuterà a sviluppare le vostre fotografie. Il pannello in questione è il TMPanel versione 2 di Gaspare Silveri. Io per diverso tempo ho utilizzato la versione 1 e devo dire che già era una versione ottima, anche se ogni tanto l'affiancavo al pannello di Tony. Da quando Gaspare in questi giorni ha rilasciato la versione 2 ho abbandonato definitivamente il pannello di Tony e utilizzo solo il TMPanel versione 2 appunto di Gaspare Silveri. Anzi, faccio i complimenti in diretta a Gaspare perché ha fatto veramente un ottimo lavoro con questa versione 2. Quindi vi consiglio di acquistarla. Faccio questo tutorial perché molti mi hanno chiesto se potevo far vedere esattamente le fasi di installazione perché su Mac hanno avuto alcuni problemi. Quindi ho deciso di accontentarvi e appunto ho fatto questo video tutorial. Allora, veniamo all'installazione. La prima cosa da fare è andare sul sito di Gaspare e ovviamente acquistare il pannello. Il sito è www.tonalitymask.com. Ha un costo di 32 euro, ma Gaspare ha messo a disposizione un codice sconto che troverete in descrizione a questo video insieme anche al link del suo sito e che vi permetterà di acquistare il pannello a un costo scontato. Quindi devo dire che ha avuto un pensiero veramente carino e ritengo che sia ottimo, anche perché già il costo base è veramente basso e il pannello li vale tutti, ve lo garantisco. Quindi una volta acquistato il pannello potete scaricare il file per l'installazione. Vi faccio vedere il file per l'installazione. Premetto una cosa: prima di installare tutto vi consiglio di chiudere Photoshop. Su Mac non basta cliccare sulla crocetta rossa, bisogna stare attenti perché qui sotto vedete che c'è un pallino? Significa che Photoshop è ancora in background, quindi per chiuderlo definitivamente clicchiamo col destro del mouse e facciamo esci. Una volta sparito il pallino, Photoshop è definitivamente chiuso. Ve lo dico perché potreste avere dei problemi durante l'installazione, quindi fate attenzione che Photoshop sia definitivamente chiuso. Quindi una volta scaricato il file, andiamo su download, eccolo qua, vi troverete un file zippato che dovete scompattare. E al suo interno troverete queste tre voci. La prima, com.gs Tonality Mask Panel, che è sostanzialmente quella che vi serve per l'installazione, e altri due file PDF, che sono quelli delle istruzioni per l'installazione, dove sono veramente chiare. Però, come dicevo precedentemente, mi avete chiesto se potevo fare un video tutorial per l'installazione, quindi vi ho accontentato. Allora, per fare l'installazione su Mac, dobbiamo andare nella cartella libreria. Su Mac la cartella libreria è nascosta. Come facciamo ad entrare nella cartella libreria? Allora, andiamo su Finder. Quindi clicchiamo sull'iconcina qua Finder, facciamo attenzione che ci sia Finder qua in alto e andiamo qua nella cartella Vai. Ci apre questo sottomenu dove ci sono diverse appunto cartelle. Per rendere visibile la cartella della libreria dobbiamo schiacciare il tasto Alt sulla tastiera. Vedete che compare la libreria? Col sinistro del mouse clicchiamo ed eccoci entrati nella libreria. Ricordatevi questo passaggio perché altrimenti se non rendete visibile la libreria non potete entrare e installare il pannello. Successivamente dobbiamo andare su Application Support. Mi raccomando, fate attenzione al percorso perché è fondamentale per l'installazione. Poi Adobe, fino a trovare la cartella CEP. Potrebbe capitare che se non avete mai installato estensioni, la cartella CEP non l'avete. Quindi dovete crearla. Mi raccomando, fate attenzione che deve essere scritto in maiuscole. Per crearla andate su un'area vuota dello spazio qui, appunto, cliccate col destro del mouse, nuova cartella, e scrivete il nome della cartella. In questo caso a noi non serve, quindi la eliminiamo. Come vi dicevo prima, mi raccomando, maiuscole. Una volta creata CEP, dovete creare anche la cartella extension, sempre se non avete già le cartelle presenti. Anche qui fate attenzione all'ortografia, perché extension E maiuscola e S finale. Clicchiamo sulla cartella extension e ci troviamo appunto nella posizione dove dobbiamo inserire il file che abbiamo scaricato. Quindi andiamo a prendere il file che vi dicevo prima. Download, TMPanel, versione 2. Questo file, mi raccomando, non trascinate il file qui, facciamo copia e incolla. Potete fare command C o command V oppure semplicemente copia com.gs.tonalitymaskpanel. Andiamo qua e tasto destro, incolla elemento. Io in questo caso non lo faccio perché come vedete l'ho già installato, eccolo qua. E praticamente l'installazione è finita, non dovete fare altro, mi raccomando, non toccate i file all'interno della cartella, non fate niente, dovete solo copiare e incollare la cartella in questo percorso che vi ho fatto vedere. Quindi mi raccomando, se CEP ed extension non li trovate, dovete crearli con l'ortografia corretta. Perfetto? Una volta fatto questo, possiamo chiudere. Andiamo in Photoshop, che vi ripeto, deve essere chiuso e non in background, mi raccomando. Apriamo un file qualsiasi e andiamo su finestra, estensioni, TMPanel, versione 2. Clicchiamo ed ecco qua il pannello di Gaspare.
con tutte poi le funzioni che vi illustrerò in video tutorial successivi. Possiamo ridurlo all'icona oppure possiamo spostarlo, insomma possiamo metterlo dove volete. Io per comodità lo tengo qua, quando mi serve lo apro. Questo qua è il pannello di Gasper che vi aiuterà a sviluppare le vostre foto. E vi ripeto, è veramente un pannello eccellente. Anche per oggi è tutto, spero di esservi stato utile, vi ringrazio di avermi seguito. Mi raccomando, in descrizione trovate tutti i link e il codice per avere il pannello scontato. Vi chiedo gentilmente di mettere mi piace alla mia pagina Facebook, di iscrivervi al mio canale e se avete domande, dubbi di qualsiasi genere, scrivetele pure sotto questo video sulla mia pagina Facebook, Emma Fotografi. Ciao a tutti!